ciao a tutti, benvenuti, bentornati su Super Green. Siamo di nuovo in compagnia del nostro grandissimo Fernando e come potete vedere oggi, e come vi avevamo promesso, parleremo di api. Parleremo di api perché Fernando, fra l'altro, come potete vedere già dalla tuta professional apposta da apicoltore, ora ci spiegherà anche il fatto che questa cosa del colore e tutto. Già, sì. È un appassionato esperto, sì, di api e quindi ora insomma ci illustrerà un attimino, ci farà una premessa, un'introduzione, esatto, a questo mondo dell'apicoltura, in modo tale che propedeutica anche a video futuri in cui poi faremo invece vedere cose concrete, lavori proprio diretti su interni alle arnie. E intanto però oggi con questo video e qualcun altro faremo una introduzione a questo mondo, così per farvici arrivare pian piano. Beh, buonasera allora Andrea, allora cominciamo subito. Io stavo controllando il volo delle api di queste mie arnie che ho qui a livello familiare, perché sono molto appassionato di questi insetti che sono molto utili alla natura. E quindi sono ben lieto di illustrare un po' di cosa bisogna munirsi se a uno gli viene in mente: ma vorrei tenere un'arnia di api, vorrei provare a fare il miele, vorrei avvicinarmi a questi così curiosi e utili insetti. Bene, questo è il momento giusto, posso darvi una introduzione per poter tenere un'arnia di api sia in campagna e magari anche in città. Come vedete io sono vestito con una tuta di colore giallo, che può essere, non è una questione di allegoria o di presentarsi bene, no, è il colore preferito dalle api, è il giallo e il bianco. Odiano il nero, il rosso e tutti i colori forti come il blu, l'indaco, eccetera. Quindi innanzitutto vi dico che bisogna andare vicino alle api sempre con l'animo sereno, cioè se uno ha fretta di vedere una cosa vada a fare un altro lavoro. Le api vogliono calma, tranquillità, non vogliono che le persone che si avvicinano gesticolano, altrimenti loro pungono direttamente. Quindi bisogna andare tranquilli, senza avere paura, senza darsi ad esempio dopo barba, cose, perché loro odiano tutte le cose piccanti, i profumi che non le vogliono sentire, loro vogliono sentire solo l'odore del miele e dei fiori. Quindi tutti i detersivi, le cose strane, i dopobarba strani, se andiamo in questo modo sbagliamo subito in partenza. Okay. Quindi lavati, puliti, detersi, ma non profumati. Perfetto. Andiamo avanti. Senti, ma già che ci siamo, subito una bella domandina. Sfatiamo subito un mito di queste api che ti vengono, ti pinzano. Sì. E diciamo anche che insomma c'è una bella differenza tra un'ape e una vespa, sì, no? Sì, molta, molta. Quindi, perché la vespa, ad esempio, ti incrocia, ti sbatte nel viso o in una mano, e per il fatto stesso che ti batte addosso ti morde, perché l'ape non ha la vespa non ha il pungiglione, morde. Quindi anzi la vespa ti può mordere in più punti dandoti moltissimo dolore. L'ape evita di pungerti perché ha un pungiglione di dietro, ma cerca di non usarlo perché è un'estrema razio, cioè l'ape ti punge solo se è offesa, se è attaccata. Quindi attenzione, quando siete in auto vi entra un'ape dentro, se cominciate a gesticolare quest'ape e dargli delle botte, la puntura è sicura. Dovete aprire solo il finestrino, l'ape gira fino a trovare l'aria e uscirsene da sola e voi non andate fuori strada. E non prendete il pizzo, che non è poco. quanti alveari, quante arnie hai? No, io ora praticamente ho 1, 2, 3, 4, 5 arnie, di cui una è a melario, quindi è in produzione, perché ha il primo melario e il secondo, poi spiegheremo cosa sono perché altrimenti si fa confusione. Poi questa è una famiglia che ha sciamato, poi spiegheremo cosa significa. Comunque io partirei subito
a monte, cioè, okay, cioè all'inizio, per un principiante, che deve fare se vuole le api? Tutto qui. Andiamo a vedere.